cantine della memoria, però l'ha beccato, vero? Dato che oggi stiamo celebrando i 60 anni di tutto il calcio minuto per minuto, sì, quindi la nascita, diciamo così, della radiocronaca, sapete che la telecronaca di oggi, insomma, è un po' diversa rispetto a quella del passato, no? Sì. Adesso vi facciamo vedere gli effetti delle telecronache di Sky sulla gente. Per esempio, cioè? Che i telecronisti di Sky, tipo, non so, Fabio Caressa, come inizia, come fa, fa sempre gli intro poetici, tipo? No. Il calcio ci fa sognare, ma oggi si torna alla realtà. Oggi si torna Guerrieri dallo Stadio Olimpico di Roma. Fabio, c'è l'intro poetica, quella trionfale, un po' trionfale. Salutiamo, diciamo. Fabio. Lo salutiamo. Fabio viene imitato questo stile da tutti i telecronisti del mondo, anche quelli, diciamo, regionali. Vi faccio sentire l'intro un pochetto lunga, diciamo, di questo telecronista calabrese che prova a emulare i telecronisti di Sky. Guardate, dallo Stadio in Calabria, la musica cambierà regionale, perché alla minima scintilla scoppieranno il fulminato di mercurio e il clorato di potassio. C'è un lessico ricercato, incendio, scoppieranno le castagnole, Sandokan, Mefisto, Petardi, Mortaretti, Trick Track. Protagonisti ed antagonisti scorrazzeranno per il campo più veloci degli indiani metropolitani, dei piedi neri, nasi forati, Chippewa, Chiricahua e Cheyenne. Pater, Dimitri Illis, Quia Nation, Quid Pater. Addirittura. Ma poi? Entrerà in scena lo scrittore russo Lev Tolstoj con il suo celeberrimo romanzo Guerra e Pace. E pace. Ovvero la biblioterapia, il potere terapeutico ed educativo che permette di superare il disagio psicologico, sociale, spirituale e morale. Però sembra due azioni. Come Paolo Antoni quando gli chiedi del Napoli, esatto, è una roba. Però vedi, come uno non ce la fa a commentare una partita e la trasforma nella cosa più noiosa del mondo.